Siamo in compagnia di Giovanni Acampo, la presidente di Confcommercio Lazio Sud. Buongiorno presidente, cosa significa per lei aver creduto in questo progetto in rosa nell'ambito di un settore che fino ad ora è stato alquanto maschilista? Guardi, è stata intanto una grande opportunità, un'esperienza, come ho riportato oggi in conferenza stampa, estremamente formativa per noi dirigenti maschi. Guarda, mettiamola così. Prima perché ho verificato che loro hanno una capacità di relazionarsi impressionante e soprattutto di affrontare dei temi e con una pignoleria positiva che ti permette di risolverli anche in maniera molto più semplice e molto più razionale. Quindi è stata una bella scuola di formazione. C'è questo convegno importante che è la conferenza di sistema, si compone di due momenti, una parte più istituzionale e una parte dedicata al forum Terziario Donne, che è la nostra sindacato, gruppo di imprenditrici in rosa. E quindi per lei è un valore aggiunto avere questo percorso rosa? È un valore aggiunto, ma lo è proprio nell'elaborazione del programma. Lei pensi che siamo riusciti attraverso loro, e questo lo devo dire, ad avere eccellenze nel campo dell'imprenditoria nazionale. Faccio un esempio per tutti, sarà presente in questa conferenza di sistema Brunello Cucinelli, che ha un modo, che è conosciutissimo a livello nazionale e internazionale, ma che ha un modo di approcciare ai temi dell'impresa assolutamente diverso, e lui racconterà la sua storia, quindi la ristrutturazione di questo borgo, questa famiglia che lui ha creato con la sua azienda, questa sua esplosione a livello mondiale. Quindi verificheremo e ragioneremo su questi temi, poi con dei relatori anche d'eccellenza anche nelle altre tematiche. Avremo anche un dibattito politico sulla nuova legge del commercio, ma soprattutto sulla paventata chiusura domenicale degli esercizi, quindi con i firmatari della proposta di legge, con l'aspetto dei lavoratori, ci sarà l'onorevole Durigon, Massimiliano De Toma, l'onorevole De Toma, ci sarà la Lombardi nel dibattito politico, ci saranno relatori di eccezione anche rispetto ai temi della nostra associazione, ci sarà delle novità rispetto a un video istituzionale bellissimo che rappresenta la nostra zona con un testimone d'eccezione che è il maestro Scipione. Insomma, ci sarà un momento di ricordo a quella che è un'immane tragedia, quella del Ponte Morandi, insomma, che ci ha ferito tutti, ma analizzeremo insieme all'assessore allo sviluppo economico del Comune di Genova quali sono le possibilità di rinascita, che cosa è successo nel tessuto economico-sociale. Insomma, cercheremo di dare il nostro contributo affinché la nostra zona sia quanto più possibile visibile, che si tragga a beneficio per i flussi turistici. Affronteremo anche alcune tematiche comprensoriali, saranno presenti le istituzioni del comprensorio, le istituzioni regionali. Insomma, Confcommercio Lazio Sud in questo cerca di mettere in moto tutti i meccanismi perché si possa concretizzare qual è la sua mission: il rilancio dei territori, il rilancio della categoria imprenditoriale, in un'ottica, in questo caso qui, visto che la facciamo a Formia, in un'ottica comprensoriale. Noi riteniamo che i problemi di Formia, di Gaeta, di Minturno, di Castelforte, di Spigno, di Ili non si risolvono all'interno delle loro delimitazioni territoriali, ma si risolvono e si affrontano, speriamo, in una ottica comprensoriale di sinergia e di condivisione. Ecco, noi diamo l'esempio, perché qui tutti i presidenti delle nostre ascoltatrici sono presenti, partecipi, e speriamo che lo facciano anche le istituzioni. Grazie. Prego.